Ok, scusate, scusate. Va bene. Allora, scusate, prima di cominciare, io la prossima settimana non potrò fare lezione, dico in anticipo. Ok, allora, siamo alla Mishnah Kaf Hei 25. La leggo e poi parliamo del personaggio che è l'autore di questa Mishnah. Elisha ben Abuya Omer. Elisha ben Abuya diceva: Allomè di Eled lema udomè, chi studia da bambino a cosa assomiglia, le diò che tu va al Niyar Hadash, a un inchiostro scritto su una carta nuova. Allo mezzo che le maudome, a chi studia da vecchio, a chi assomiglia, a un inchiostro scritto su una carta cancellata. Ok, allora l'argomento di questa Mishnah è quella che nella tradizione rabbinica viene chiamata Girsa de Yankuta. Girsa de Yankuta è lo studio da bambini, studio che si può fare da bambini e si fa la grande lode dell'importanza di studiare da bambini. Okay. Vedremo perché è così importante, perché è più importante lo studio da bambini che lo studio da grandi, eccetera, eccetera, perché quello studio è uno studio particolarmente importante. Vedremo quindi di capire un po' di più di questa Mishnah. Però prima di capire un po' di più di questa Mishnah, in questo caso è assolutamente fondamentale capire chi lo dice. Perché chi lo dice non è un personaggio qualsiasi. Chi lo dice è Elisha ben Abuya. Chi è Elisha ben Abuya? Beh, Elisha ben Abuya è un maestro della Mishnah, un Tanà della terza generazione. Siamo più o meno alla generazione di Rabbi Akiva. È un grande maestro, un personaggio di altissimo livello, un personaggio che... Scusate, posso interrompere un minuto soltanto? Cioè, scusatemi, chiedo scusa veramente. Scusate, veramente, oggi veramente non è giornata. Ok, chiedo scusa. Va bene, Maria, posso portare la giustificazione? No, non accetti la giustificazione. Hai ragione. Va bene. Ok, allora, chi è Elisha ben Abuya? Scusate, stavo dicendo questo. Allora, stiamo parlando di uno dei grandi. Di uno dei grandi maestri di quella generazione. E quando parliamo di quella generazione, parliamo della generazione per eccellenza, se parliamo della generazione di Rabbi Akiva, insomma, non c'è bisogno, nomen omen, si dice, insomma, non c'è bisogno di ulteriore spiegazione. Non solo, Elisha ben Abuya è stato il maestro di personaggi importantissimi. Uno dei personaggi importantissimi di cui Elisha ben Abuya è stato maestro è Rabbi Meir, personaggio di grandissimo livello. Ok, è uno dei grandi maestri, però perché è particolare? Perché Elisha ben Abuya a un certo punto abbandona tutto, ma tutto, assolutamente tutto. Abbandona la tradizione ebraica, abbandona le mitzvot, ma non solo abbandona le mitzvot, non solo abbandona la tradizione ebraica, diventa un nemico, diventa un vero e proprio nemico. Arriverà a fare la spia per i romani in alcuni casi, arriverà a fare delle cose terribili, terribili. E un personaggio unico da questo punto di vista, veramente un personaggio unico, non credo che ci sia nessun personaggio di eretici, di personaggi che hanno abbandonato la presenza, cioè, ce ne sono vari, ma un personaggio di questo livello che abbandona è un'enormità, stiamo parlando veramente di un'enormità,
perché il personaggio è enorme. Se ben chiaro, non so per quello che fa, ma perché il personaggio è assolutamente enorme. E quindi noi abbiamo un grosso problema quando parliamo di Richard Benabou. È talmente grosso il problema che normalmente nella Mishnah, quando si parla di Richard Benabou, non lo si cita per nome. Richard Benabou non viene chiamato col suo nome, ma viene chiamato Acher, vuol dire altro. È un'altra persona, è come dire non è più quella persona, non è più il Chacham che conoscevate, non è più il grande maestro che conoscevate, è un altro, è diventato un altro. La cosa particolare è che in questa Mishnah invece Rishab Ben Abuya viene citato col suo nome. Su questo la cosa non è chiaro il motivo. Ci sono due spiegazioni sul perché venga citato col suo nome e non come Acher. Una delle spiegazioni è che questa Mishnah era una Mishnah talmente nota che le persone la conoscevano a memoria. E quando le persone la conoscono a memoria, è molto, questo funziona con tutte le cose che noi sappiamo a memoria. Se io cambio un particolare, scatta, non riesco più a imparare, non riesco più a ricordare le cose che ho imparato a memoria. Provate a cambiare il verso di una poesia imparata a memoria. Non capite più, non riuscite a ricordare più niente. Non è che non riuscite a ricordare la poesia, non riuscite a ricordare più niente. E quindi, visto che le Mishnayot normalmente venivano imparate a memoria, e questa era una Mishnah particolarmente conosciuta e particolarmente conosciuta a memoria, a questo punto la Mishnah ha voluto mantenere in modo da mantenere la possibilità di sapere a memoria. L'altra spiegazione è che questa Mishnah viene lasciata così com'è e viene citato il nome di Elisha ben Abuya in questa Mishnah perché questa Mishnah ci aiuta a capire chi è Elisha ben Abuya. È una Mishnah che in qualche modo lo inquadra. Ricordate una cosa che diciamo sempre a proposito delle Mishnayot, del Pirkei Avot, che le Mishnayot in qualche modo rappresentano le persone che le hanno dette. Le persone che esprimono le Mishnayot sono persone che in qualche modo vengono rappresentate da quello che c'è scritto. Questo ricordate, l'abbiamo detto la scorsa settimana, quando abbiamo letto quello che dice Shmuel HaKatan, Shmuel HaKatan, nel momento in cui cade il tuo nemico, non gioire, e abbiamo notato che non è una parola di Shmuel HaKatan, ma è un verso, e nonostante questo viene citato a nome di Shmuel HaKatan, perché in qualche modo quel verso rappresenta Shmuel HaKatan, in qualche modo identifica. Si può dire che quello che dice Richard Ben Abuya qui in qualche modo lo rappresenti, però questo dobbiamo poi capirlo. Bene, allora cosa sappiamo di Richard Ben Abuya? Allora, cominciamo da cosa sappiamo soprattutto del perché abbandoni, del perché lasci l'ebraismo, perché lasci la tradizione ebraica, eccetera, eccetera. Ora, su questo in realtà ci sono varie versioni. Innanzitutto c'è un Midrash molto famoso, molto difficile, il Midrash che comincia con le parole Arba nichnesu la pardes. Ci sono quattro persone che sono entrate nel pardes. Che cos'è il pardes? Ora, il pardes è un giardino. L'aranceto. Voi sapete che la parola paradiso è all'origine della parola paradiso in italiano. Paradiso è un aranceto, un giardino. Però in realtà la parola paradiso, utilizzata in questo Midrash, è un acronimo. Ed è sono le iniziali di quattro parole che sono Pshat, Remez, Drash e Sod, che vuol dire che sono i quattro tipi di interpretazione della Torah. Quattro tipi sono Pshat, che sono l'interpretazione letterale, il Remez è l'interpretazione allegorica, il Drash è l'interpretazione del Midrash e il Sod è il segreto, cioè l'interpretazione mistica. Se
Si dice, quello che dice il Midrash, che ci sono quattro grandi Chachamim che sono entrati nel Paradiso, cioè che sono entrati nei quattro tipi di interpretazione, ma in particolare che sono arrivati all'interpretazione mistica, che è quella più misteriosa, più segreta, più difficile, eccetera, eccetera, e anche più pericolosa. Succede a questi quattro Chachamim? Cosa succede a questo? Scusate, chi sono i quattro Chachamim? I quattro Chachamim sono Rabbi Akiva, Ben Asai, Ben Zoma e Acher, cioè Elisha Ben Abuya. Di questi quattro Chachamim si dice questo. Ben Asai, Kitzetz, ha guardato ed è morto. Ben Zoma ha guardato ed è stato colpito. E colpito vuol dire che è impazzito. Quindi uno ha guardato è morto, uno è impazzito. L'unico di cui è detto che Nichnas Beshalom, Yatzah Beshalom, che è entrato in pace e ne è uscito in pace, è Rabbi Akiva. Di Acher, cioè di Elisha ben Abuya, si dice She kitzetz ba netiot. E qui bisogna interpretare perché cosa vuol dire kitzetz ba netiot non è così semplice. Allora, kitzetz ba netiot vuol dire letteralmente ha tagliato le piante, ha tagliato le piante radicate in qualche modo. Che vuol dire Kitzetz ben Netiot? Allora, si può tradurre in vari modi. Uno vuol dire ha tagliato le radici. Ha tagliato le radici con la tradizione ebraica, ha tagliato le radici col popolo ebraico, ha tagliato le radici. Cioè, questa entrata nel Pardes ha avuto un effetto sconvolgente su Elisha ben Abuya, un effetto intellettuale sconvolgente su Elisha ben Abuya, è entrato nel Sod, è entrato nella mistica e questo entrare nella mistica in realtà gli ha fatto dare un'interpretazione eretica della mistica ebraica e con questa interpretazione eretica lui è uscito completamente dalla tradizione ebraica. Okay? Questa è l'idea, secondo questa interpretazione l'idea che viene presentata qui è questo, è pericoloso entrare nella mistica. Perché la mistica si presta a interpretazioni che possono essere pericolose. C'è un grande studioso non rabbino e neanche religioso della mistica ebraica che si chiama Gershon Scholem, che dice che una delle parole più usate nella mistica, nello Zohar, è la parola kivyachol. Kivyachol vuol dire si potrebbe quasi dire che. Perché l'idea è questa, non devi mai prendere alla lettera quello che viene detto, non devi mai prendere alla lettera l'interpretazione mistica. L'interpretazione mistica va a sua volta interpretata. Ora, questo significa che poi il problema è l'interpretazione, quindi la pericolosità dell'interpretazione. Elisha ben Abuya sarebbe arrivato in maniera sbagliata all'interpretazione mistica e questo gli ha fatto tagliare le radici. L'unico che entra in pace, anche gli altri fanno una brutta fine, uno muore, uno impazzisce, l'unico che entra in pace, esce in pace, è Rabbi Akiva. E Rabbi Akiva, attenzione, dice di se stesso che non è perché, che non è entrato in pace, è uscito in pace perché lui è più Chacham degli altri, lui dice di non essere più Chacham degli altri, ma le sue azioni lo hanno avvicinato. Le sue azioni gli hanno permesso di entrare, quindi non è stata tanto la Chokhmah, non è stata tanto l'intelligenza, quanto le azioni che l'hanno avvicinato. Questa idea in qualche modo è espressa in qualche modo anche da Elisha ben Abuya, in altre parti, secondo cui l'idea è quella secondo cui le azioni avvicinano, le azioni allontanano. Quindi, secondo questa idea, Elisha ben Abuya entra nelle quattro interpretazioni in maniera non adeguata, questo lo porta a uscire fuori e a tagliare le radici.
C'è un'altra interpretazione invece del tagliare le radici. L'altra interpretazione che è basata sul fatto che si tratti di netiot. Netiot sono delle piante giovani, delle piante che sono appena state piantate. Allora, qui entriamo nelle cose molto cattive che faceva Elisha ben Abuja dopo che ha abbandonato. Una delle cose che faceva è andare nei Batei Midrash, andare nel posto in cui si studiava Torah, e disturbare i bambini che studiavano. In che modo li disturbava? Li disturbava in questo modo. Andava, cominciava a chiacchierare, cominciava a dirgli delle cose provocatorie. E una delle cose provocatorie che diceva era questa: se rivolgeva un bambino, diceva, ma perché perdi tempo a fare una cosa del genere? Tu potresti essere un bravissimo muratore, tu potresti essere un bravissimo imbianchino, tu potresti essere un bravissimo falegname, ma perché perdi tempo in questa roba? Vai a fare quello per cui sei nato, per cui sei più portato. Vabbè, perché qualche volta agli insegnanti viene la tentazione di dire a qualcuno del genere. Mi ricordo una volta quando cominciarono i giudizi. Ricordate, molti anni fa cominciarono che non c'erano più i voti, c'erano i giudizi. Mi ricordo che lessi su un giornale, sull'Espresso, un vecchio insegnante che proponeva alcuni tipi di giudizio. Uno dei tipi di giudizio era da avviare alla pastorizia. Ok. E Shabbat Abuja più o meno fa questo. Ma che state a perdere tempo qui? Andate, fate qualcosa di utile. Fate i falegnami, fate i contadini, fate qualcosa di utile. Tanto, o non ci capite niente. Oppure questo è più utile, attenzione, perché questo è più utile, vi fa guadagnare dei soldi. Quindi cosa fate? Studiate, poi non avete i soldi per mantenervi, cosa state a fare? Quindi Kitzetz Banetiot, secondo questa interpretazione, significherebbe che lui taglia le piante giovani. Attenzione, attenzione, si lega molto alla Mishnah. La Mishnah cosa dice? Che le piante giovani sono il fondamento, che i bambini sono il fondamento. L'Elisha ben Abuja, che lo dice quando era il Chacham, lo dice positivamente, adesso se ne serve negativamente. Sa benissimo, se vuol combattere il popolo ebraico, deve combattere i bambini. E quindi tenta di disturbare lo studio dei bambini perché sa che quello è lo studio fondamentale. Questa è una possibile interpretazione del Kitzetz Banatiot. Ora, andiamo avanti su quello che faceva, e faceva delle cose veramente terribili. Elisha ben Abuja ha fatto Alshana, cioè delazione su ebrei. In che modo? Il Talmud racconta questa storia qui, racconta che quando i romani vietarono di osservare delle mitzvot, una delle mitzvot che vietarono di osservare era lo Shabbat. Ora, di Shabbat, come sapete, è vietato trasportare. Ora, gli ebrei avevano trovato un sistema per non trasgredire completamente la Mitzvah. In che modo? Ora, è vietato che io trasporti un oggetto. Però, se per esempio lo trasporto insieme a un altro, se in due trasportiamo un oggetto, è una cosa che si chiama Chatzi Melacha. Cioè è una mezza melachà. È una mezza melachà, non è che sia permessa, però insomma non è così grave. Va bene? Non è così grave. Cosa facevano? Quando dovevano trasportare qualcosa, la trasportavano in quel modo lì, la trasportavano come Chatzi Melachà. Tra l'altro erano molto spesso costretti a lavori forzati e anche nei lavori tentavano di trasportare in due. I romani non sapevano perché lo facessero, non interessava granché. E Elisha ben Abuja va dai romani e gli dice: guardate che non è una cosa innocente questa storia del trasportare l'oggetto in due. Lo fanno perché in questo modo non trasgrediscono lo Shabbat. E quindi fa la spia ai romani su che cosa stanno facendo. E Talmud dice delle cose terribili, dice che arriva addirittura a uccidere Elisha ben Abuja, e su questo ci fermiamo. Qual è la motivazione però del suo cambiamento radicale, che cosa porta Elisha ben Abuja ad abbandonare tutto? Ci sono varie risposte nel Talmud. Questo argomento, attenzione, è molto trattato.
molto trattato, ma evidentemente è una cosa che ha sconvolto, cioè, chiaro, cioè, voi dovete immaginare che significa una cosa del genere. È veramente una cosa sconvolgente. Noi abbiamo avuto Rabbanim, che si sono, tutti noi conosciamo il caso romano, insomma, conosciamo il rabbino Zolli che si converte al cristianesimo. Abbiamo avuto Rabbanim del tempo, soprattutto della persecuzione in Spagna, che si sono convertiti, c'è cioè il rabbino di Burgos che diventa un vescovo, tra l'altro diventerà un vescovo. Però attenzione, nessuno di questi è neanche paragonabile al livello di Elisha ben Apria. Qui siamo davanti a qualcosa di non paragonabile a tutto quello che è successo successivamente. E quindi la domanda è una domanda grossa, la domanda è veramente una domanda grossa. Che cosa lo porta a cambiare? Qui abbiamo varie risposte che dà il Talmud. La prima risposta è questa, riguardo a una cosa che Elisha ben Apria avrebbe visto. Una cosa che avrebbe visto è questa. Vede una persona che di Shabbat si arrampica su un albero, prende un nido di uccelli e se lo porta via. Prende un nido di uccelli in cui ci sono la madre e i pulcini e prende tutto e se lo porta via. Ora, quest'uomo ha fatto due trasgressioni. Uno è arrampicarsi sull'albero di Shabbat. La seconda trasgressione è prendere Em Albanim, cioè madre e figlio. Nella Torah c'è scritto che se prendo un nido di uccelli posso prendere i piccoli, ma devo lasciare libera la madre. È così, il cosiddetto Shilua Haken. Questo qui prende questi uccelli, scende dall'albero e non gli succede assolutamente niente. Dopo un po', passa un giorno, non è più Shabbat, è un giorno normale, vede di nuovo un tizio che sale su un albero, prende gli uccellini e lascia libera la madre, cioè fa la mitzvah del Shiluah Haken, fa la mitzvah di lasciare libera la madre, di non prendere madre e figli insieme. Scendendo dall'albero, cade e muore. E Elisha ben Apria dice, uno che ha trasgredito Shabbat, ha trasgredito la mitzvah del Shiluah Haken, non gli succede niente. Uno che invece fa la mitzvah del Shiluah Haken, attenzione, sulla mitzvah del Shiluah Haken c'è scritto che Leman Yarihun Yamecha, affinché si allunghino i tuoi giorni. Osserva affinché si allunghino i tuoi giorni. E questo muore. E Elisha ben Apria avrebbe affermato in quel momento, Let Din Velet Dayan. Non c'è giudice, non c'è giustizia. Questo è il primo Midrash. Secondo Midrash. Midrash di cui, secondo di questo secondo Midrash ci sono in realtà varie versioni, ve ne porto una. Midrash parla di uno dei cosiddetti Asara Arugè Malchut, i 10 Chachamim uccisi dai Romani. Siamo dopo la rivolta di Bar Kokhba, durante le persecuzioni di Adriano. Ci sono vari Chachamim che sono stati uccisi, fra cui Rabbi Akiva stesso, che è stato ucciso in maniera terribile. Ora, in tutte queste uccisioni c'è qualcosa da orrore, di particolare sadismo, di particolare crudeltà. Una di queste uccisioni è l'uccisione di Huspit HaMeturgeman. Chi è Huspita Meturgeman? Huspita Meturgeman è un personaggio che aveva un compito particolare. Un compito particolare nel Sanhedrin. Lui era il Metargem, Meturgeman, di Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era il capo del Sanhedrin. Il capo del Sanhedrin normalmente faceva una lezione all'inizio della riunione del Sanhedrin, faceva una lezione. E in questa lezione spiegava delle cose in genere di Allah. Soltanto che la sua lezione è una lezione molto sintetica. C'era vicino a lui un Meturgeman, uno che traduceva letteralmente la lezione. Saluti,
che significa traduceva, non la traduceva, ma la spiegava. Dava per esempio quali erano le fonti di Rabban Gamliel, spiegava la lezione. Quindi si tratta di un personaggio di altissimo livello, per fare una cosa del genere deve essere un grande Chacham. Questo personaggio viene catturato dai romani, viene ucciso, gli viene tagliata la lingua e la lingua viene data in pasto ai cani. Oltre che una cosa terribile, uno sfregio, proprio la totale mancanza di rispetto per l'essere umano, eccetera, eccetera. E Hisham Ben Abuja assisterebbe a questa scena e dice: una lingua da cui uscivano delle perle viene data in pasto ai cani, let din velet dayan, non c'è giudice, non c'è giustizia. L'episodio è un episodio terribile, e questo sarebbe l'episodio che farebbe cambiare completamente idea di Hisham Ben Abuja, lo porterebbe a questa scelta estrema di abbandonare, ma anche di diventare un nemico. Attenzione, non solo abbandona, è peggio che abbandonare. Questa è l'altra interpretazione. C'è una terza interpretazione, però la terza interpretazione la vorrei lasciare per la fine, perché nella terza interpretazione, attenzione, la terza interpretazione è probabilmente l'interpretazione migliore. Perché è l'interpretazione migliore? Perché la dà Elisha Ben Abuja stesso. È lui che dice che cosa, perché lui ha abbandonato la Torah. Lo dice lui. Lo dice un giorno al suo allievo per eccellenza, che è Rabbi Meir. Rabbi Meir un giorno racconterà una storia, però io questa storia vorrei lasciarla per la fine. Perché? Perché questa storia è strettamente legata alla Mishnah, è strettamente legata a ciò che dice Hisham Ben Abuja con la Mishnah, quindi questa storia ci servirà a capire meglio la Mishnah. Un'altra cosa che vorrei dire di Hisham Ben Abuja. Hisham Ben Abuja, come abbiamo detto, ha allievi molto importanti. L'allievo per eccellenza di Hisham Ben Abuja è Rabbi Meir. Rabbi Meir è un grande maestro, ne abbiamo parlato altre volte di Rabbi Meir. È un grandissimo maestro, anche l'allievo, come sapete, di Rabbi Akiva. Rabbi Meir però è particolarmente legato a Elisha Ben Abuja e rimane legato ad Elisha Ben Abuja anche dopo che Elisha Ben Abuja ha abbandonato tutto. Si racconta che un giorno Rabbi Meir stava facendo lezione, a un certo punto vede arrivare Elisha Ben Abuja, abbandona la lezione, interrompe la lezione, cosa che non si fa mai, interrompe la lezione e gli va incontro. Perché? Perché non vuol perdere una parola di Torah detta da Elisha Ben Abuja. Non solo questo. Si racconta che un giorno Elisha Ben Abuja sta andando a cavallo di Shabbat, cosa notoriamente vietata, sta andando a cavallo di Shabbat e Rabbi Meir gli va dietro di nuovo per studiare con lui. A un certo punto Elisha Ben Abuja dice a Rabbi Meir, gli dice: senti, da qui in poi tu non puoi andare avanti. Perché? Perché abbiamo oltrepassato il Tchum Shabbat. Me ne sono accorto dai passi del cavallo, lui dice. Abbiamo oltrepassato il Tchum Shabbat. Che cos'è il Tchum Shabbat? Il Tchum Shabbat è questo. Noi di Shabbat possiamo andare dentro una città quanto vogliamo, possiamo camminare anche per ore. Però se superiamo i limiti della città, se andiamo fuori città, in un posto non abitato, bene, noi possiamo andare in un posto non abitato per 2000 ammot, circa per 1 chilometro. Oltre quel chilometro non si può andare, non si può andare, è vietato. Ora, a Milano questa esperienza a nessuno di noi è dato farla, però se per esempio a me è successo, per esempio, quando ero in montagna, e lì la possibilità di superare il Tchum, cioè, e Hisham Ben Abuja dice: senti, io vado avanti. A me non interessa, però voglio dirti che tu non puoi andare avanti. Tu non puoi andare avanti, non te ne sei accorto, ti sei fatto prendere dallo studio, non puoi andare avanti e quindi lo avverte di fermarsi. Rabbi Meir rimane legato per tutta la vita a Hisham Ben Abuja, tenterà
in tutti i modi di fargli fare Teshuva, tenterà in tutti i modi di farlo, di fargli cambiare idea, di fargli fare Teshuva. Ci prova fino alla fine della sua vita, quando Rishab Ben Abuja sta morendo, Rabbi Meir è presente e gli chiede Shuv, gli chiede di fare Teshuva. E Rishab Ben Abuja gli dice: ma tu pensi che io possa fare Teshuva? Dice: pensi che io al livello a cui sono arrivato, al livello di kfirah, di negazione del reismo a cui sono arrivato, possa veramente fare Teshuva? Rabbi mi risponde: sì, chiunque può fare Teshuva, chiunque può arrivare a fare Teshuva, anche chi è arrivato al livello peggiore. E fino all'ultimo c'è la possibilità di fare Teshuva. In quel momento Elisha ben Abuja piange e muore. E Rabbi Meir dice: ha fatto Teshuvah. Il suo pianto significa che ha fatto Teshuvah. Non lo sappiamo. È l'amore dell'allievo verso il maestro o è la verità? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Il Talmud va avanti e ci dice cosa succede a Elisha ben Abuja dopo la morte. Racconta che viene portato davanti al tribunale celeste, viene portato davanti al tribunale celeste, viene giudicato. E il tribunale celeste dà un giudizio molto particolare. Da una parte ci sono le azioni di Rishab Ben Abuja, e le azioni di Rishab Ben Abuja gli farebbero meritare il Geinom, l'inferno, andare nella di essere condannato. Però nello stesso tempo Elisha ben Abuja ha studiato moltissima Torah. E avendo studiato moltissima Torah, questo è un grande merito. Il fatto di aver studiato tanta Torah è un grande merito. E quindi nel Tribunale Celeste sono indecisi su qual è il giudizio e alla fine non giudicano. Alla fine sospendono il giudizio e Elisha ben Abuja, secondo il Midrash, rimane in una specie di limbo, per usare un termine dantesco, in cui non è né da una parte né dall'altra, né all'inferno né nel Gan Eden né nell'Olam Haba. E quindi rimane in mezzo. Attenzione, il rimanere in mezzo è pessimo in realtà. Perché? Perché noi in realtà, secondo la tradizione ebraica, non c'è mai una, non c'è la dannazione eterna dell'inferno dantesco. Non ci sono dannazioni eterne. In realtà l'inferno corrisponde forse un po' a quello che in Dante è il purgatorio. Perché? Perché chiunque, anche quello che ha commesso le cose più terribili, a un certo punto viene punito, ma a un certo punto viene liberato. Quindi l'inferno è un momento, cioè il Geinom è un momento di passaggio, però poi si va nell'Olam Haba. Ora, il fatto che Rishab Ben Abuja rimanga in questa specie di limbo gli impedisce di andare nell'Olam Haba. Rimane eternamente in questa specie di limbo. E Talmud racconta che Rabbi Meir riesce a percepire questa cosa e a quel punto prega per Rishab Ben Abuja, attenzione, però non prega che vada nell'Olam Haba, prega che vada nel Geinom. Prega nel nome in modo che paghi le sue colpe e poi però possa poi risalire verso l'Olam Haba. E alla fine Rishab Ben Abuja succede questo, si racconta che venne fuori un fuoco dalla sua tomba. Dalla sua tomba. E questo era il segno che era andato in Rishab, ma poteva poi andare nell'Olam Haba. Ora ci sono moltissime storie su Rishab Ben Abuja. Io però avevo promesso che avremmo studiato la seconda parte della Mishnah e non ci riesco perché adesso dovrei andare al Tempio. Allora fermiamoci qua, la seconda parte la studiamo la prossima volta, dire in fretta non ha molto senso, seconda parte la prossima volta. Comunque questo doppio personaggio, il grande studioso e il peccatore, attenzione, il grande studioso che rimane il grande studioso anche dopo. Se Rabbi Meir continua a studiare con lui, perché rimane un grande studioso anche dopo, si racconta della figlia di Elisha ben Abuja, che un giorno venne da Rabbi Yehuda HaNasi, che è stato a sua volta allievo di Elisha ben Abuja, viene da Rabbi Yehuda HaNasi e
chiedendogli tzedakah, e gli dice: sono la figlia di Rishab ben Avuya. Rabbi Yehudana, sì, sapendo quello che ha combinato suo padre, voleva non dargliela. E lei gli dice: non guardare le sue azioni, guarda la sua Torah, guarda quello che è stato come Hacham. Ora, questa cosa è problematica, vorrei che fosse chiaro. Questa cosa è problematica se veramente noi possiamo guardare la Torah e non le azioni. Ricordiamoci che nella tradizione ebraica tutto è basato sulle azioni. E quindi questa faccenda qui non è così semplice. Voglio dire un'ultima cosa, poi chiudiamo per oggi. Una volta facciamo una Mishnah in due volte, va bene? Chiudiamo per oggi. Rabbi Meir, su Rabbi Meir qualcuno fa delle critiche. Qualcuno nel Talmud dice: ma come studiare con un kofer, con un rinnegatore della Torah in questo modo? Come fa a studiare in questo modo? E il Talmud risponde in questo modo: Rimmon Matzah. Tocho achal klipato zarak. Ha trovato un melograno, ha gettato la buccia e ha mangiato il contenuto. Una domanda grossa, attenzione. Insomma, ci può essere un cattivo maestro da cui si riesce a studiare? Questa è la domanda. Non è una domanda da poco, è una domanda veramente una domanda grossa. Qualcuno dice: sì, bisogna essere però Rabbi Meir. Per riuscire a studiare dal cattivo maestro bisogna essere Rabbi Meir, bisogna essere capaci di distinguere fra buccia e contenuto. Se non sei Rabbi Meir, lascia perdere, perché il cattivo maestro avrà comunque una cattiva influenza su di te e tu non sei in grado di capire cosa è da buttare e cosa è da tenere. Però qui siamo davanti a questo tipo di personaggio. Arrivederci. Grazie, Rabbi Bib. Le domande le facciamo la prossima La volta. Ci prossima vediamo volta. allora fra 2 settimane. Sì, grazie. No, noi ci vediamo domani sera, se Dio vuole, in No, Guastalla. tutti Tutti alle 19 saremo in Guastalla per fare insieme la tefillah per i caduti.